Sardegna Live, l'isola in un click. Un territorio tutto da esplorare e da scoprire, con i suoi numerosi siti archeologici, i suoi murales, le sue antiche chiese e il suo ottimo cibo. Dove siamo? Siamo a Esterzili, centro della Barbagia di Seulo, di circa 600 abitanti, che sorge sulle pendici del Monte Santa Vittoria. Oggi decima edizione della Sagra dei Suvrigadori e dei Cocoedas, e noi siamo qui per raccontarvi questa giornata. E allora il viaggio di Sardegna Live inizia ora. Imperdibile ad Esterzili nel periodo estivo è sicuramente la sagra dei Suvrigadori e dei Cocoedas. Partiamo proprio da queste ultime. Non sono sola, sono in compagnia di Marzia. Benvenuta su Sardegna Live. Ci puoi subito descrivere che cosa abbiamo di fronte? Allora, queste sono le diverse forme dei Cocoedas. Principalmente sono quattro e ognuno fa, diciamo, ogni famiglia fa quella che preferisce. Di solito è più probabile che una stessa famiglia faccia una forma, però ci sono anche casi in cui ne fanno molte differenti. Allora, qui abbiamo la prima, che viene chiamata San Rosetta, e poi abbiamo questa, la seconda si chiama Sugurugioni Streccau, poi abbiamo la Borsetta e Sa Borsetta Streccada. Dunque, l'impasto delle Cocoedde è simile a quello dei Sugurugioni tradizionale, però si differenzia per alcuni particolari, ossia nell'impasto interno, che si chiama San Massa, abbiamo le patate e succa di vitta, però si aggiunge serda, cioè i ciccioli del maiale, e la cipolla, mentre nei Sugurugioni non si mettono né serda né la cipolla, ma si mette l'olio dove è stato soffritto l'aglio. E poi la pasta esterna, che noi chiamiamo subillu, è fatta con acqua e farina di semola o farina 00, cioè un misto. Tu sei giovanissima, chi ti ha insegnato allora a fare i Cocoedas? Ho imparato da piccola, da bambina, con mia nonna e con mia madre. Diciamo che prima ho iniziato con i Sugurugioni e poi con le Cocoedde. In pratica mia nonna mi dava un pezzo di pasta con dentro un altro pezzo di pasta e mi insegnava così, e poi le metteva da parte quelle brutte perché le non piacevano. Però poi sei diventata bravissima, quindi adesso sarà fiera di te. Ovviamente tutti i giovani qua le sanno fare. Sì, sì, anche i ragazzi, ci sono anche ragazzi che le sanno fare, non sono solo le ragazze o le donne anziane, diciamo. Una volta chiuse poi ovviamente vanno fritte. Sì, non è come i Cocoedas che si possono bollire, perché comunque con i ciccioli vanno fritte e tradizionalmente si friggono queste. Ok Marzia, noi ti ringraziamo per averci ospitato e ovviamente andiamo a vedere quest'ultima fase della preparazione. Arrivare ad Esterzili significa essere accolti da una comunità sempre generosa e sempre pronta a far conoscere la propria storia, la propria cultura e le proprie tradizioni. In questo senso è importantissimo l'aiuto, e vi presento il vicepresidente dell'associazione turistica Proloco di Esterzili. Ciao Francesca Melis. Allora, è prezioso il vostro contributo da 10 anni, 10 anni di sagra che è nata con voi. È nata sì con noi, con un gruppo assolutamente giovane. Un gruppo formato da tanti ragazzi che hanno preso comunque le redini di una Proloco che comunque non esisteva più, e hanno deciso di mettersi in gioco facendo nascere questa sagra molto particolare, perché è una sagra che richiama i prodotti tipici della tradizione locale sersilese, appunto Suvrigadori e Cocoedas. Sono due piatti che vengono fatti con gli stessi prodotti: le cipolle, le patate, i ciccioli di maiale e il formaggio in salamoia. Una sagra che
in 10 anni è cresciuta perché è riuscita a coinvolgere l'intero paese, quindi a far mettere in gioco, in discussione tutti, anche con i numerosi punti ristoro, con lo spettacolo che è andato negli anni crescendo, quindi con i vari ospiti che vengono comunque dato alla Sardegna, una saga che richiama tradizione, cultura ed enogastronomia in un solo giorno, in questo mese di agosto, dove tutti comunque rientrano a casa. Allora, una domanda subito te la voglio fare, perché ho già sentito alcune tue coetanee, le sai preparare questi due piatti? Io personalmente quasi. All'incirca. Però Francesca, insomma, in questa giornata davvero si vede il lavoro che la Proloco appunto fa, non solo in questa giornata ma comunque tutto l'anno. Sì, è una Proloco che devo dire molto attiva, una Proloco, ripeto, costituita da tanti giovani che comunque dedicano il loro tempo libero ai sterzili e all'intera comunità, una Proloco dove i giovani rientrano proprio per far rivivere il paese, insomma, quindi noi abbiamo diverse manifestazioni durante tutto l'anno. La sagra probabilmente è la manifestazione più importante, perché questa Proloco è nata con questa sagra, però abbiamo il torneo de Samurra, che è un torneo che riesce a coinvolgere tantissimo i ragazzi, i giovani. Francesco, ho usato il verbo rientrare, significa che tanti giovani ovviamente non vivono a Sterzili tutto l'anno, ma ci rientrano con grande amore e con tanto impegno. Assolutamente, noi siamo, la maggior parte di noi vive fuori o studia o lavora fuori, quindi non perde però occasione per rientrare a casa. Diciamo che Natale, tutte le feste, soprattutto agosto, è sacro farlo, trascorrerlo a Sterzili, ma come noi che magari viviamo in Sardegna, lavoriamo per la maggior parte a Cagliari, anche quelli che noi chiamiamo i ragazzi di Milano, i ragazzi di Roma, i nostri immigrati che rientrano ogni anno e collaborano con noi, anzi praticamente già a luglio iniziano a contattarci, a chiamarci per capire come ci stiamo muovendo. Come avete visto, poche parole però che raccontano insomma questo paese, il lavoro, ripeto, dell'associazione turistica Proloco e soprattutto la voglia di tanti giovani che, pur vivendo fuori da questo centro, ritornano con tanto orgoglio e tanta passione nel voler far vivere e animare proprio questo centro. Grazie Francesca. Allora, siamo pronti, direi, di andare a fare un altro assaggino? Assolutamente sì. Tra suoni e maschere tradizionali, degustazioni e bellezze naturali, il nostro viaggio per raccontare la decima sagra dei suffrigadori dei Scocoeddas continua. Ma prima andiamo a trovare due meravigliosi centenari di questo centro, zio Adolfino e zia Zelinda. Buongiorno! Buongiorno! Come sta? Non tanto bene, perché l'età me lo impone. 102 anni ad ottobre. Certo, sono abbastanza tantissimi. Abbastanza tantissimi, grazie per averci accolto a casa sua. Ah, io sono contentissima, perché ero abituata con molta gente, in più a gestivo il tabacchino e quindi parlavo tutti i giorni con tutta la gente strana ed ero abituata. Ai giovani di Sterzili cosa vuole dire? Io ai giovani di Sterzili ci sono tante cosettine che nella mia mente passano. Quando arrivano a 20 anni, di cercare di sforzarsi e di tornare anche a lavorare nei campi. È inutile aspettare un posto di migliore qualità, perché tutti non la possono collocare. Zia Zelinda, mi descrive il paese di Sterzili? Il paese di Sterzili, tutti quanti avevano un grandissimo gregge di pecore, capre, vacche, tutto quanto. Quelli che non avevano moltissime, anche poche, per tirare avanti per il loro nutrimento. E volevano i genitori, i figli, che andassero tutto con loro. Neanche uno faceva domanda per una carriera, neanche uno parlava di andare a studiare. Anche se ci avevano la possibilità,
Lo volevano i figli tutti attorno per andare a lavorare con loro, i genitori partivano da questa idea. E quindi a quei tempi si faticava tanto, ma non c'era nessuna speranza di andare in pensione né di niente, perché non c'era niente a quei tempi. Saluto affettuosamente e con la speranza di dare cambiamento, perché in questo momento stiamo molto male. Altra tappa fondamentale ovviamente è casa di zio Adolfo, al 31 agosto 103 anni. 103 anni, sì. Puggio Adolfo da Estersili di 103 anni. Ma sono pochi o tanti? Sono troppi. Beh, non ci speravo mai a un tanto, perché ho lavorato troppo. Ecco, adesso invece che cosa spera ora? E cosa spero ora? Spero perlomeno di lasciarmi ancora un po' di senso il padrone, perché c'è il padrone, senza dubbio, qualcuno comanda. Ma adesso zio Adolfo se la fa sempre una passeggiata? Eh? Se la fa sempre una passeggiata? Di mattina presto esco, faccio un paio di passi, vado in piazza e oltrepasso fino alla casa del Fascio antica, più di Lino, torno indietro. Ma sempre da solo? Eh? Da solo? Da solo, con il bastone. E al cimitero va sempre? Eh? Al cimitero? Sì, al cimitero qualche volta avanzo sempre, perché c'è la mia signora. Sono vedovo, no? Tutti le vogliono un gran bene qua. Certo, perché la festa è lì, guarda, la festa del 100 anni. Quando sono uscito di chiesa ho visto la piazza piena, tutti gli esterzinesi c'erano. Mi ero meravigliato, ha detto, buon provi faccio e molti auguri anche a voi a 100 e più di 100. Ad Estersili dal 2014 vive l'associazione culturale Gruppo Folk Sant'Antoni e Fogu, che ha dedicato da subito il proprio tempo nello studio dell'abito tradizionale di Estersili, proprio nella ricostruzione, avvalendosi ovviamente, mi dirai, della testimonianza degli anziani, sì, delle fotografie. Abbiamo fatto ricerca sul campo, siamo andati a intervistare dei più anziani, ma anche alle persone che diciamo sono nati negli anni 40, che comunque ricordavano una nonna, un vicino di casa, quindi ci hanno dato insomma delle informazioni molto importanti. Quindi abbiamo deciso comunque di rivedere un po' quelli che sono gli abiti che stavamo utilizzando, in modo da poter riproporre quelle che erano le diverse varianti degli abiti che venivano utilizzati nei primi del Novecento e ancora stiamo facendo una ricerca su quelli precedenti. Quindi cercare ovviamente di fare una ricostruzione fedele. Sì. Anche adesso qua quante varianti abbiamo? Allora, praticamente qui abbiamo l'abito da vedova, abiti da vedova ne abbiamo ricostruito due, uno dei primi del Novecento che ora non è stato esposto, e uno dei fino Ottocento in orbace, perché a Estersili è stata ritrovata una gonna in orbace di un abito de gala, poi il documento del viaggiatore La Marmora scrive che Estersili comunque le donne tessevano al telaio le lane per le proprie vesti, quindi siamo certi che Estersili anche le donne vestissero in orbace. Un pezzo particolare che abbiamo ritrovato e che ricordano anche le donne durante le interviste, che specificano su mantu d'usada sa femmina antica, è stata appunto su mantu, una sorta di mantiglia che veniva utilizzata nera dalla vedova, color rubiastu, quindi marroncino, color rubiastu
ruggine dalle altre donne e che veniva pinzato sotto il collo oppure lasciato libero oppure legato con una ganciera. Ecco, poi ci avviciniamo anche nell'altra area della mostra perché voglio vedere, voglio che mi parli Barbara, oltretutto vicepresidente dell'associazione, degli scialli, bellissimi. Allora, gli scialli comunque sono praticamente delle ricostruzioni, questi non sono gli originali, però i stelzilli sono stati ritrovati molti scialli di seta, la maggior parte sono di colore fucsia e nero, però anche viola, oppure colori proprio cangianti come azzurri particolari, insomma sono veramente tenuti bene, però ovviamente qui non li abbiamo esposti perché abbiamo cercato di esporre solo le nostre ricostruzioni. Mi hai detto prima a telecamere spente che tu indossi ovviamente l'abito tradizionale e hai però un pezzo ti ha regalato tua bisnonna. Bisnonna, sì, alcuni di noi, non solo io, utilizziamo anche dei pezzi appunto originali, per esempio anche mia cugina ha ancora la gonna e lo scialle veneziano in Tibet di nostra bisnonna. Io invece ho un giacchino sempre dei primi del Novecento che era del matrimonio dell'altra mia bisnonna. Questo giacchino come lo conservi? No, è bellissimo, lo utilizzo perché poi è molto particolare, è un verde pisello, proprio chiaro, 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 quindi non lo so, è un'emozione comunque. Ma se qualcuno ti chiede, ho un'emozione indossarlo ogni volta, se qualcuno ti chiede me lo presti? Alle mie amiche più magre lo presto, perché ovviamente è minuscolo, quindi non sappiamo neanche come riusciamo ad entrarci. Ovviamente questa invece che vediamo è una variante di, cioè apparteneva comunque, si usava in occasioni particolari. Allora, qui abbiamo riprodotto un abito che realmente esiste in sterzili e che era stato utilizzato appunto per un matrimonio. Anche il vestiario di questo uomo, questa gabbanella, è stata utilizzata per un matrimonio, rivestita in seta, molto particolare. Questo era un uomo sicuramente benestante. Invece gli altri che abbiamo visto nell'altra area sono abiti giornalieri, perché volevamo, ma neanche tanto giornalieri, cioè giornalieri ma anche tipo una domenica, però non una domenica importante, quindi magari utilizzavano un fazzoletto più bello e quindi potevano tranquillamente uscire vestite con una stoffa che è praticamente il cotone, quindi non sempre vestivano in seta, damasco, broccato, no, usavano semplicemente anche il cotone, stoffe semplici come quadretti, fiorellini, righe, tutte cose che ci hanno detto comunque le donne, facevano gli abiti con quello che trovavano. Barbara, tu sei rimasta in paese? Sì, io vivo e lavoro qua, quindi forse anche per quello mi sono dedicata a questa cosa, ho avuto più tempo, i pomeriggi li dedicavo a trovare qualche anziano, li registravo, quindi abbiamo comunque tutte le registrazioni, tutto conservato, poi speriamo che questa cosa vada avanti perché vogliamo proprio cercare di scoprire quello che era l'abito dell'Ottocento, insomma quello utilizzato prima. Barbara, noi ti ringraziamo perché davvero ci hai raccontato in maniera perfetta quella che è la tua passione e l'amore per il tuo paese e ovviamente l'hai manifestato a tutti. Grazie e ci vediamo dopo perché ovviamente anche tu assaggerai tutte le prelibatezze di oggi. Grazie mille, sì. Siamo in compagnia del sindaco di Estersili, Giovanna Melis, alla quale chiedo subito un pensiero per la Proloco che davvero ha fatto un grandissimo lavoro. Guarda, io veramente ringrazio di cuore, io a nome di tutta la comunità, ringrazio di cuore i ragazzini della Proloco perché hanno fatto un lavoro egregio, splendido. Sono riusciti a portare avanti una manifestazione che è stata un continuo crescendo, durata 10 anni, siamo arrivati infatti al 10° anno proprio grazie al loro sacrificio. Gli devo dire grazie perché ad animare il paese per fortuna ci sono loro, non solo in questa circostanza ma anche in altre. Grazie ragazzi. Ecco, un paesino così piccolo non è sicuramente facile animarlo e creare la giusta comunità. Esatto, è molto difficile, devo dire molto difficile anche perché la maggior parte della gente durante l'anno, il paese nella maggior parte dell'anno è costituito da persone che sono anziani, oltre 60-50 anni, i giovani sono pochissimi, la maggior parte dei giovani che poi alla fine sono loro quelli che lavorano in particolar modo, sono fuori e quando vengono qui per riposarsi perché magari sono o giovani studenti, ragazzi che studiano,
studiano oppure sono lavoratori e anziché lavorare si dedicano al paese proprio per il grande amore e la grande stima che hanno verso la comunità, la propria comunità. Che cosa vuol dire avere così tanta gente oggi? Vuol dire che è veramente bello ed è stato... È bello, è stato molto bello anche ieri avantieri, quando pure diversi migranti che sono rientrati hanno partecipato, hanno dato una mano per fare Scocco Edasa e lì è stato un momento di socializzazione, di condivisione bellissimo, perché poi c'erano giovani e meno giovani, persone magari che venivano da fuori e ci si scambiava le cose tramandate perché c'era qualche signore e a me mia madre mi ha insegnato a farli così, capito? E quell'altra magari la ragazzina e a me mia nonna oppure il ragazzino, perché c'erano anche diverse ragazzine ed è stato veramente bello. E oggi ritrovarci tutti qua uniti, diciamo, in questa grande manifestazione con il contributo di tutti è una cosa veramente importantissima, è molto bella per il paese. Ecco, diciamolo, sindaco, dunque, cioè, chi viene a Sterzili comunque viene e si sente a casa. Sì, poi uno dei beni più preziosi di cui abbiamo bisogno in questo periodo, che è il silenzio, credo che sia un bene impagabile e da noi regna sovrano. E in certi casi devo dire che quando arrivano persone che ne so che vivono a Milano, a Roma e dicono oh Dio mio che pace, che silenzio, finalmente qui dormo, questo ci fa veramente piacere, guardate. E poi anche tutta salute e meno stress. Nel corso della Sagra dei Suffragadori e dei Scocco Edas è possibile anche venire a visitare una mostra privata, una mostra particolare, una mostra sul Cagliari Calcio. Allora c'è tantissimo davvero da apprezzare, da ammirare, sia il vostro lavoro sia per quanto riguarda proprio tutti questi elementi che variano da maglie e cimeli vari, giusto? Giusto, giusto. Quanti elementi avete? Allora, le maglie sono 200 maglie che vanno dal 64, la prima maglia, a quella dell'anno scorso. C'è quindi proprio una carrellata storica della... diciamo l'evoluzione dei tessuti, da come si è passati dai tessuti più pesanti in lana, qui vediamo alcuni esemplari, parliamo delle maglie del 63-64 alle maglie più recenti tecniche adesso, queste dove sono forellate, hanno diciamo possibilità di far respirare un attimino il corpo, però il fascino che nascondono queste maglie è un fascino unico, il gioco praticamente dei numeri diciamo cuciti a mano, una fettuccina senza essere nemmeno stampati, è una cosa che da brividi, ecco. Ecco Simone, ovviamente qua in tantissimi hanno apprezzato questa mostra che tu hai voluto regalarci, sì. Insomma. Sì, sì. Sì, è un'idea che è partita da un amico, Giacomo, che saluto il ristorante Stella di Montecristo a Cagliari. È nata così un anno fa e lui ci teneva tanto a fare una cosa del genere e finalmente ce l'abbiamo fatta. Inizialmente pensavo fosse più semplice perché ho detto ok, facciamo gli Sterzili. Ad arrivare effettivamente è un po' diciamo problematico, anche perché portare di questa roba con i manichini, che sono 70 manichini, le maglie, qui ne abbiamo allestito oltre 50, è stata una bella impresa, però ben felice perché è stata ripagata dalla soddisfazione di tutti i turisti che sono venuti a trovare. Gigi Piras qui oggi a Sterzili. Allora rifreschiamo un po' la memoria, anche se so che non ce n'è bisogno. Parto io con qualche numero, anzi con un numero: 14 stagioni con il Cagliari tra Serie A e Serie B. Sì. Più 2 nel settore giovanile, 16 stagioni. E poi i gol? 89 gol, 330 partite, più tutte le altre di Coppa Italia e gol in Coppa Italia. Insomma, 423 partite, 104 gol. L'esordio come se lo ricorda? Beh, l'esordio lo ricordo perché ho segnato nella prima partita, giocavo, sono entrato a 7 minuti dalla fine del primo tempo al posto di Nenè che si era infortunato, quindi giocatori di un altro calibro, giocava a Riva, c'era anche Brugnera, c'era Albertosi in porta, insomma tutta gente che ha fatto il mondiale del 70, quindi giocare con questi era un onore per me. Sono entrato e a 5 minuti dalla fine sono riuscito a segnare il gol della vittoria, quindi un'esperienza bellissima. È anche un'emozione grandissima, anche raccontarlo oggi. Beh, certo, ritorno indietro nel tempo. Ricordo che dopo la partita rientrai a casa col pullman, col cirrosso, perché non avevo ancora la macchina, non avevo niente. Quindi sono ricordi di giovinezza che ti portano indietro nel tempo.
Abbiamo conosciuto e apprezzato, assaporato Is Coco Eddas, però adesso ci manca Sofregadori. Ok, Sofregadori in origine era l'avanzo della pasta del pane, quindi proprio quello che rimaneva in sudiano, diciamo, no? Non si sprecava niente. Non si sprecava niente, quindi si usava la pasta lievitata del pane, si preparava un soffritto con lo strutto e molte cipolle e poi si mischiava il tutto, il formaggio salato su casuevita. Quindi anche quello macinato insieme alle patate, quindi viene mischiato tutto l'insieme e poi si stende, come vedi adesso, tipo focaccia. In casa si faceva sulla foglia di cavolo. Ecco, prima in che periodo si faceva? Ad esempio, lo puoi fare in tutti i periodi, d'inverno ci puoi mettere anche i ciccioli, cioè il grasso di maiale, oppure d'estate molti mettono la zucca, dipende, è questione di gusti, pomodoro, però quello classico è questo. Ecco, olio e cipolla, pane, olio, cipolla e il formaggio, basta. Ecco, che cosa vuol dire per voi vedere tutta questa gente? Ovviamente io le sto rubando tempo, ma loro aspettano. Per noi è una grande soddisfazione perché vuol dire che i nostri prodotti è il sacrificio delle persone, perché è un gran lavoro. Questo soprattutto impegna più di Scocco Eddas, perché comunque lo devi cuocere al forno, devi aspettare la lievitazione. Scocco Eddas è una cosa più immediata, è come sclurgionisi. Invece questo ha bisogno di più tempo, insomma, ha bisogno di più tempo. Ed è, noi lo facciamo in dimensioni ridotte per questioni di praticità da offrire alla gente. Però sono più grandi solitamente. Più grandi, sì. E poi ripeto, la foglia del cavolo sul forno a legna è l'ideale. Così è fatto, è buono comunque. Ecco, lei quali preferisce? Come? Sofregadori o Is Coco Eddas? Sofregadori. Sardegna Live Esterzili termina qui, vi abbiamo raccontato questa decima edizione della sagra di Sofregadori e dei Is Coco Eddas. Ovviamente il ringraziamento va all'associazione turistica Proloco di questo centro che ha organizzato ancora una volta questa festa nei minimi particolari e con tanta passione. L'appuntamento è per il prossimo anno con l'undicesima edizione. Intanto ricordate, chi ama la Sardegna viaggia con noi, viaggia con Sardegna Live. Sardegna Live, l'isola in un click.